Gran Premio ha un ritorno d'immagine prima di tutto, perché sapete che è tra i 20-30 eventi più importanti del mondo dal punto di vista televisivo, ma anche un ritorno di persone. Insomma, ci sono studi che presenteremo prossimamente sui ritorni economici nella Riviera, stiamo parlando di svariate decine di milioni, quindi una cosa molto importante per questo territorio. Si va verso il rinnovo, verso arrivare al 2020 con la Repubblica di San Marino come partner, che è importante perché insomma evidentemente è un binomio che ha funzionato, trinomio direi, Santa Monica, enti locali della provincia di Rimini, San Marino. Quest'anno diciamo così ci si è anche affiancata la regione, diciamo così, dal prossimo anno con un sostegno economico che è importante, quindi è un Gran Premio che si rafforza, io credo, per noi che siamo appassionati di moto a tutto gas, per noi è una cosa veramente molto importante. Poi qui a Misano, insomma, sapete che il motociclismo di casa, la passione mia è per le due ruote, quindi ce la metteremo tutta per far sempre meglio. Il Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini compie 10 anni, sicuramente un bel traguardo. Sì, è un evento per noi importantissimo, strategico, e sono effettivamente 10 anni che in modo consecutivo lo organizziamo. Ricordo che però anche in passato abbiamo ospitato la MotoGP, all'epoca era il Moto Mondiale. 10 anni, quest'anno siamo pronti, un'affluenza che ci auguriamo e dovrebbe essere in linea con quella dello scorso anno, quindi il pubblico delle grandi occasioni, per noi un appuntamento importante dopo una stagione esaltante di grandissimi eventi. Abbiamo implementato gli spazi, tante tribune, anche gli ampliamenti nei prati, mantenendo la capienza dello scorso anno, proprio per rendere sempre più confortevole sia in termini di servizio che di godimento della gara, per i tantissimi appassionati che saranno presenti in circuito.